Signori, eccoci qua, pagelle di Napoli-Atalanta 0-3. Io oggi non sono incazzato, non sono depresso, deluso per la sconfitta. Sono normale. Sono normale perché io so che il Napoli non può lottare per il campionato, so che il nostro obiettivo è tornare in Europa, so che siamo comunque in un anno di transizione perché abbiamo cambiato allenatore. So che la sconfitta fa parte del percorso e ce l'ha detto anche il mister. Poi, ovvio, a caldo dopo la partita sei incazzato perché hai perso 3-0. Però, andando a mente un po' più fredda, valutando tutto il percorso che si sta facendo, dico: è una sconfitta che ci può stare contro una squadra che è più forte, perché l'Atalanta oggi è più forte in tutto. E quindi, niente. Detto questo, andiamo con la sigla e facciamo le pagelle. Allora, signori, bentornati agli abitudinari, ai veterani del canale, benvenuti ai nuovi arrivati. Chi è nuovo, mi raccomando, si iscriva al canale, ragazzi, perché è totalmente gratis e siete fondamentali per la crescita di questo progetto. Attivate poi la campanella, mi raccomando, che così rimarrete sempre aggiornati. Allora, pagelle Napoli-Atalanta 0-3. Avendo perso 0-3, non vedrete pagelle buone. Vi dico già che ho messo solo un 6, poi tutto il resto voti insufficienti. Ecco, quindi partiamo subito. E partiamo ovviamente da Alex Meret che si prende 5. Ci mette il suo sul gol del 2-0, perché lì secondo me Meret, se fosse stato un passettino un po' più verso il centro della porta, forse avrebbe potuto anche parare quel tiro. Meret nel gol si vede benissimo che tocca la palla con la mano, ma il tocco non basta. E in contemporanea si vede anche nello sviluppo dell'azione, si vede anche comunque che Meret si trova un po' troppo defilato verso il palo di destra, mentre il gol va sul palo di sinistra, ok? Non era un tiro angolatissimo, era un tiro a mio avviso parabile, però Meret secondo me lì ha sbagliato il posizionamento, quindi sul 2-0 poteva fare qualcosa in più. E poi ragazzi, il 3-0 nasce da un suo rinvio basso che viene intercettato da Ederson, quindi ieri Meret purtroppo ci ha messo del suo, non è il principale colpevole dei gol presi ovviamente, però non è riuscito a metterci una pezza. Sul primo gol secondo me non ha nessuna colpa. Di Lorenzo purtroppo si prende un 5, in tutti e tre i gol lui è presente e voglio farvi vedere il gol del 2-0. Siamo in una fase di transizione negativa, quindi il Napoli sta subendo un contropiede e come potete vedere siamo la bellezza di 6 contro 2, qua si vedono 5 giocatori, però se vedete tutto a destra c'è l'ombra di Rachmani qui, quindi siamo 6 contro 2. E il contropiede nasce da un passaggio di Lukaku a Kvara. Kvara che però era ingabbiato da tre calciatori dell'Atalanta. Quindi praticamente Lukaku ha fatto un passaggio volto a regalare il possesso della palla all'Atalanta, che quindi poi fa il contropiede e si arriva a questa situazione. Allora, vabbè, innanzitutto, come sempre, marcature larghe su De Ketelaere, Olivera e Buongiorno manco fanno fallo, neanche provano a, diciamo, a fermarlo. Cioè, lì, sapete, questa situazione mi ricorda molto Leao in Milan-Napoli nei quarti di Champions League. Cioè, quando tu stai subendo un contropiede, a mio avviso, il fallo, fallo, prenditi il cartellino giallo, ma almeno tu hai fermato un contropiede. E invece qui, De Ketelaere dribbla Olivera e Buongiorno, che però ci fanno molto morbidi, secondo me, nel contrasto con De Ketelaere. Non sono cattivi, non sono aggressivi, ok? Prenditi pure il giallo, non fa niente, ma almeno fermalo quel contropiede. Invece no, De Ketelaere passa e c'è poi il passaggio a Lookman. Ora, già qua si vede una marcatura molto, molto, diciamo, larga, no? Cioè, perché c'è tutta questa distanza tra Di Lorenzo e Lookman? Non contento, Di Lorenzo praticamente scappa lì dietro, allontanandosi dal calciatore, quindi la distanza aumenta, e Lookman intanto è arrivato a ridosso dell'area di rigore. E si arriva a questa situazione. Cioè, io mi domando e chiedo a voi: ma è mai possibile
lasciare tutto questo spazio a uno come Lookman? Cioè, ma è possibile che Di Lorenzo stia a questa distanza? Perché comunque, ragazzi, qua secondo me l'errore principale lo fa Di Lorenzo, perché era lui il giocatore che, diciamo, che aveva il compito di marcare Lookman. Ripeto, marcature larghissime. Per me la partita ieri si è persa per questo, perché ci sono stati secondo me degli errori individuali in marcatura, ma poi se la si è persa pure sui duelli, sui contrasti. E ripeto, qua tu non puoi dare tutto questo spazio, concedere tutta questa libertà a uno come Lookman, che se gli lasci mezzo millimetro di spazio lui ti purga. E l'ha fatto. Qui c'è la visuale portiere, vedete Meret si trova dietro a Pasalic, e come potete vedere Meret è più verso il palo di destra, non è proprio al centro della porta. Se avesse fatto secondo me un mezzo passettino verso destra, destra diciamo vedendo da questa visuale, secondo me Meret poteva pararla quella palla, perché ripeto, il tiro di Lookman non era un tiro che è andato a finire nell'angolino, è un tiro comunque che era di poco alla destra del centro della porta, ok? Quindi qui c'è stato anche un errore di posizionamento di Meret. Ora parliamo del 3-0. Qui secondo me, ragazzi, c'è stato più bravura di Retegui che errore di Lorenzo, perché comunque come potete vedere qui Di Lorenzo è abbastanza vicino a Retegui, e poi cosa importante, si trova avanti, ok? Che succede? A un certo punto Retegui fa un contromovimento, non va più verso la porta ma va all'indietro, e lo fa secondo me con un tempismo buono, e quella frazione di secondo, quella frazione proprio a livello di spazio che Retegui guadagna a discapito di Lorenzo, gli permette poi di fare il gol. Poi purtroppo Di Lorenzo ha provato a chiudere sul tiro ma la palla gli è andata sotto le gambe, quindi qui io direi più bravura di Retegui e sfortuna per Di Lorenzo. Ricordiamo, il 3-0 nasce da un rinvio sbagliato di Meret, che fa un rinvio teso, forte però basso, quindi intercettabile da Ederson. Palla poi a Samardžić, che poi andrà su Belanova. Lasciamo stare, poi vabbè, ci sarebbe da dire anche l'irriprensibile modo in cui Spinazzola va a intercettare questo cross. Però qui ripeto, più bravura di Retegui che errore di Di Lorenzo. Fatto sta però che lui in tutti e tre i gol è presente. Detto questo, dal punto di vista offensivo Di Lorenzo non ha spinto così tanto. Voglio ripetervi i dati dei contrasti: ha vinto due contrasti a terra su 8 e un duello aereo su 4. Dal punto di vista difensivo, male male male. Dal punto di vista offensivo si è visto veramente poco. Rachmani, allora qui ragazzi ho sbagliato, ho scritto male, è un 5,5 e non un 5, perché comunque Rachmani secondo me lì in difesa è stato il meno peggio. Sui tre gol subiti io non vedo errori di Rachmani sinceramente, e dal punto di vista difensivo comunque lui ha fatto il suo, perché tre duelli ha rivinti su 4 e un contrasto a terra vinto. E dal punto di vista dell'impostazione sempre bene, ovviamente non do il 6 perché dopo un 3-0 non me la sento di mettere 6, però è stato il meno peggio secondo me in difesa. Buongiorno, anche lui 5,5. Buongiorno, nel gol 2-0 si divide le colpe con Olivera per non aver fermato De Ketelaere. Nel gol dell'1-0 lui prova a metterci una pezza sul Lookman, però non era lui il calciatore che doveva tenere a bada Lookman, e dopo lo vedremo. Do 5,5 perché Buongiorno nel secondo tempo è forse l'unico che fa un tiro in porta, quello su punizione dove c'è la palla di Raspadori che la mette sul secondo palo. Lui stacca bene in alto di testa, la colpisce grazie anche alla deviazione di Ruggeri, c'è poi la parata di Carnesecchi, quindi è stato l'unico nel secondo tempo che ha provato a fare qualcosa in attacco, quindi per questo motivo gli do il 5,5. Olivera 5,5. Allora, Olivera stava arrivando da una serie di partite importanti dove stava crescendo. Ieri diciamo che ha fatto un passo indietro. Olivera innesca lo 0-1, però c'è da dire anche altro. Allora, qui siamo sulla sinistra, lato Atalanta, c'è il cross qui che poi andrà a finire più o meno qui, dove ci sarà poi il colpo di testa di Olivera. Allora, voglio farvi vedere una cosa. Lookman sta qui, ok? E chi è il giocatore che sta tenendo a bada Lookman?
Anghissà che sta qui, abbiamo Politano che sta su Ruggeri, Di Lorenzo che sta sul 23, ovvero Kolasinac. Sotto abbiamo Kvara, poi abbiamo McTominay che sta su Pasalic, e poi qui abbiamo De Ketelaere che è sotto osservazione di Oliveira e Buongiorno, quindi ci sono le coppie, e Anghissà che sta su Lookman. Ora andiamo avanti, siamo al momento del colpo di testa di Oliveira. Allora qui sicuramente Oliveira fa un errore proprio concettuale, perché la regola dice che in queste situazioni la palla la devi indirizzare sui lati e mai al centro, perché la zona centrale è la più pericolosa. Lui la indirizza al centro, dove c'è poi De Ron che di testa la rimette dentro l'area. Lookman sta entrando dentro l'area di rigore. Vedete, sta qui Lookman. Si sta buttando in avanti. Anghissà lo guarda, ma sta fermo. Non lo segue. A un certo punto proprio Anghissà si disinteressa di Lookman. Abbiamo quindi il colpo di testa di De Ron che ributta la palla dentro l'area di rigore. La palla bene o male andrà a finire in questa zona, dove poi ci sarà De Ketelaere che anticipa Di Lorenzo di testa e quindi fa l'assist per Lookman. Lookman sta qui e Anghissà sta qui. Anche qui, marcature larghe. Se voi poi vi rivedete l'azione, diciamo frame per frame, noterete che a una certa Buongiorno e Rachmani si erano accorti dell'inserimento di Lookman, e infatti poi si vede Buongiorno specialmente che prova a chiudere su Lookman, ma ormai, cioè, era talmente lontano che era impossibile andare a chiudere. Però ripeto, qui secondo me l'errore su Lookman lo fa Anghissà, che non lo segue, oltre ovviamente poi all'errore di Oliveira e tutto il resto. Poi altra cosa, secondo me qui l'Atalanta ha fatto una cosa intelligente, ovvero buttare dentro l'area di rigore con la Sinac, che secondo me ha un po' mandato in confusione la nostra difesa. Errore di Oliveira, che butta la palla al centro. Errore di Anghissà, che non marca proprio Lookman. E poi Di Lorenzo, che perde il duello aereo con De Ketelaere. Quindi, come potete vedere, vari errori da vari giocatori. Poi, come abbiamo visto prima, Oliveira insieme a Buongiorno molto molto moscio su De Ketelaere. Poi per il resto, ragazzi, Oliveira comunque ha provato a fare qualcosa. Lui ha spinto di più in avanti rispetto a Di Lorenzo e ha messo dentro anche due potenziali assist che potevano essere pericolosi. Quindi ha provato a fare qualcosa lì davanti e per questo motivo do mezzo voto in più rispetto a Di Lorenzo. Gilmour 5. Gilmour, ragazzi, è stato letteralmente mangiato da Pasalic. Quando vedi nella formazione iniziale Pasalic trequartista, subito ti viene in mente la marcatura uomo di Pasalic su Gilmour, e così è stato. Poi Gilmour, anche lui, perde la partita nei duelli, nei contrasti. Su 4 contrasti ne ha vinto uno, sì, e poi 0 duelli aerei vinti. E qui torniamo appunto alla differenza con Lobotka. Lobotka nei contrasti, nei duelli, si fa sentire, quindi tutto qua, 5. Anghissà, 5. Ho rivisto per larghi tratti l'Anghissà svogliato dell'anno scorso, sullo 0-1, vi ripeto, Lookman proprio se lo perde lui. Anche lui a livello di contrasti male, perché su 3 ne ha vinto 1 e sui duelli aerei 0 vinti su 2. E non ho altro da dire, sinceramente, quindi andiamo avanti. McTominay 5,5. McTominay anche lui ha perso dei contrasti su quella ripartenza che poteva costare la tripletta di Lookman. Lui perde un contrasto con il giocatore dell'Atalanta. Lui ha fatto un pochettino meglio, perché ne ha 25 su 9 e a terra e aerei 2 su 3. Il mezzo voto in più è dato dal palo preso. È uno dei pochi che ha provato a dare problemi, a infastidire Carnese e chi in porta, quindi 5,5. Politano 5. Politano davanti veramente ha sbagliato l'impossibile. Su 10 cross ne ha sbagliati 12, passaggi imprecisi, 13 palle perse. Dal punto di vista della fase difensiva comunque sì, fa sempre avanti e indietro, ma ieri l'ho visto decisamente meno impattante rispetto alle altre partite. L'aggravante è che davanti non ha dato niente, quindi 5 anche a lui. Kvara 5,5, perché comunque qualcosina l'ha provato a fare. Ridendo e scherzando, lui due passaggi chiave l'ha fatti.
Lo hanno cercato poco, secondo me, perché fa 45 tocchi. Guardando sempre il complesso, è stato uno dei pochi che ha provato a fare qualcosa lì davanti. Quindi io il 5,5 glielo do. E poi, ragazzi, mi dispiace, ma io a Lukaku do il 4,5 e gli do la palma del peggiore in campo. E ragazzi, Lukaku non ha fatto letteralmente zero. Anzi, una cosa ha fatto: l'assist per McTominay sul palo. Poi basta, tutto il resto inguardabile. Ha perso qualsiasi tipo di duello con Ian. Proprio Ian se l'è messo dentro la saccoccia. Se l'è proprio mangiato dalla testa fino ai piedi. Ha perso sotto qualsiasi punto di vista la partita contro Ian. E si becca il 4,5. E ragazzi, io voglio ribadire una cosa. Lukaku lo ha voluto Conte. E voi lo sapete, io non guardo in faccia a nessuno. Puoi chiamarti pure Guardiola, non me ne frega niente. Lukaku oggi è una scommessa persa. Perché Lukaku, ragazzi, ricordiamoci sempre una cosa: lui è rimasto durante la pausa di ottobre per entrare in forma. Da quando è successa quella cosa, si sono giocate ben 4 partite. Su 4 partite, Lukaku è stato incisivo in una, quella contro il Milan. Da quando siamo passati alla difesa 4, Lukaku sta diventando nullo. Quando si giocava a 3, ha fatto vedere delle cose. In generale, tutta la squadra, quando giocava a 3, ha fatto vedere delle cose. Da quando siamo passati alla difesa 4, io sto vedendo, lo ripeterò fino alla nausea, un peggioramento nello sviluppare la manovra in generale nella fase offensiva. E voglio ricordare che il signor Lukaku è stato pagato la bellezza di 30 milioni e gli è stato dato un triennale da 6 milioni e mezzo a un 31enne. Quindi questo 4,5 è Lukaku, ma è condiviso anche con Conte, che ha scelto un giocatore che a oggi, per quanto mi riguarda, ti sta dando poco o nulla da quando sei passato alla difesa a 4. Voglio ribadirlo, perché quando si giocava a 3 ha fatto gol, ha fatto assist, è stato impattante. Nel merito della partita, 4,5, ma nelle ultime 4, Lukaku, tolta la partita col Milan, un fantasma e un giocatore che ci sta facendo giocare in 10. Passiamo ai subentranti. Ngonge 6, ecco, l'unica sufficienza che voglio dare è la do a Ngonge. È che comunque quando è entrato ha dato qualche problemino lì sulla destra. Lui entra al posto di Politano, gioca una mezz'oretta. Comunque un passaggio chiave lo mette dentro. Sui contrasti si è fatto valere, perché ne ha 23 su 5. Qualche fallo se l'è preso a ridosso dell'area di rigore. Ha provato a fare qualcosa in più rispetto a Politano. Quindi io per questo motivo gli do il 6. A Raspadori 5,5, perché Raspadori, tolto l'assist per Buongiorno sulla punizione, non gli ho visto fare nient'altro. Neres anche lui 5,5, perché in un'azione lui partiva da destra, si è accentrato, è stato letteralmente spostato dal giocatore dell'Atalanta e lì poi c'è un contropiede che poteva risultare pericoloso. Quindi è entrato, però non ha impattato, anzi ha rischiato di impattare in negativo. Spinazzola 5,5, ragazzi. Spinazzola lo ribadisco. Spinazzola per me è un flop. E mo voglio vedere come lo si gestirà, visto che gli è stato fatto un biennale. Non gli ho visto fare niente di che. E poi sul 3-0 contrasta veramente in maniera irreprensibile il cross di Belanova. Quindi 5,5. Conte, ragazzi, 5. Secondo me lui l'aveva preparata con Retegui in campo. Allora, io ho il cambio di Neres, no? Cioè, allora, Neres entra al posto di Kvara. Era già entrato Ngonge. Neres entra quando noi stiamo sotto 2-0. Ok? Non hai più niente da difendere. Tanto stai perdendo. L'unica cosa che devi fare è attaccare. Io Neres l'avrei messo sì dentro, ma non al posto di Kvara. Perché tanto, ripeto, stavi sotto 2-0. Per me Lukaku andava tolto già a fine primo tempo, ma Conte lo toglie al 76esimo. Se Lukaku è nella giornata, no. Che senso ha tenerlo ancora in campo? Cioè, a Empoli Conte mi aveva dimostrato di non guardare in faccia a nessuno. A Empoli Lukaku esce al 50esimo, mi pare. E meritava di uscire al 55esimo, perché anche a Empoli Lukaku ha fatto schifo. Che senso ha avuto tenere Lukaku in campo fino al 76esimo, che non ha cocchiato niente? Non lo so, onestamente. Boh. Allora, la conferenza di Conte, diciamo che in generale non c'ho tantissimo da dire. Vabbè, quando lui dice che non ho niente da rimproverare, ragazzi, ragazzi, cioè, queste sono parole che comunque un allenatore deve dire per non buttare ancora più giù il morale dei giocatori. Cioè, è una strategia psicologica.
Però ovviamente poi c'è da rimproverare, perché comunque abbiamo visto i gol, ci sono stati degli errori. Poi nessuno toglie i meriti all'Atalanta, eh? L'Atalanta ci ha surclassato, ci ha fatto vedere i sorci verdi. Quello che dico io è che noi gli abbiamo reso la vita facile, ok? Quello sto dicendo. Quando Conte dice che l'Atalanta è più forte del Napoli, non c'è nessun motivo per sentirsi offesi. Cioè, io ho letto di gente, non parlo nei commenti, dico in generale sui social, ho letto di gente che si è risentita quando Conte ha detto che l'Atalanta è più forte di noi. Ma è verissimo! Hanno un progetto che va avanti da 10 anni, hanno un allenatore che sta là da 10 anni. L'ossatura dell'Atalanta è consolidata da tanti anni, con un allenatore che da tanti anni sta lì. Noi invece siamo al primo anno con un nuovo allenatore. Hanno vinto poi l'Europa League, giocano la Champions League, sono abituati a giocare ogni 3 giorni. Questa è pure una cosa che erroneamente ho dimenticato anch'io. Il Napoli stava giocando la terza partita di una settimana, perché tu hai giocato contro Lecce, Milan e Atalanta nel giro di una settimana. Quindi hai fatto un mini tour de force, ma tu non sei abituato a giocare 3 partite di fila perché tu non hai le coppe quest'anno. Quindi, secondo me, ha anche inciso quello. L'Atalanta oggi ti è superiore in tutto. Però dice bene Conte, non è detto che lo sia anche domani. Cioè, è questo che io vi dico, che, che questa sconfitta a me non brucia tantissimo. Cioè, non è che non brucia, però non sto qui a strapparmi i capelli dalla disperazione, perché noi stiamo partendo con un nuovo progetto. Siamo il famoso cantiere aperto, perché poi il cantiere aperto no. Quindi, se stiamo in un cantiere aperto, non possiamo pretendere di vincerle tutte e di dire che il Napoli deve lottare per lo scudetto. Il nostro obiettivo è andare in Champions League. Noi non siamo strutturati per vincere il campionato. Esiste un bellissimo dato che si chiama expected points, cioè i punti attesi, i punti che tu avresti dovuto raccogliere con le prestazioni che hai fatto vedere in campo. Ecco, il Napoli avrebbe dovuto raccogliere finora, in 11 giornate, la bellezza di 19 punti. Tu ne hai 25, hai fatto 6 punti in più rispetto a quelli che hai prodotto in campo. Quindi il Napoli sta overperformando. Ha 6 punti in più, ha 6 punti che non dovrebbe avere per quello che si è visto sul campo. Questi 6 punti sono il famoso fieno in cascina che serviranno in tempi di magra, come diceva Conte. Lo sta dicendo dall'inizio, da quando è arrivato. Non siamo pronti per vincere lo scudetto. Se lo vinciamo è un miracolo sportivo. Noi abbiamo un modo di giocare che al momento è insufficiente. Noi siamo lì al primo posto semplicemente perché abbiamo una fase difensiva di ferro, ma la fase offensiva, ragazzi, fa piangere. Noi sviluppiamo la manovra in un solo modo: palla a Lukaku e poi si prega. Ma se Lukaku sta nella giornata no, come ieri, tu non fai niente. Contro l'Empoli non meritavi di vincere. Col Milan hai vinto, ma ricordiamo, il Milan senza Calabria, Hernandez, Gabbia, Reinders, Pulisic, Leao, 6 undicesimi del Milan titolare non hanno giocato. Tu hai vinto 2-0 contro le riserve del Milan. Io vi dico la verità, io ho rivalutato la vittoria contro il Milan, perché poi a mente più fredda dico: sì, però tu hai battuto le riserve. Le prestazioni, ragazzi, non mentono mai. Tu hai fatto delle vittorie che non meritavi di portare a casa, e il dato sull'expected points ne è la conferma, perché tu oggi dovevi essere sesto a 19 punti e invece sei primo a 25. Cinici, freddi quando serviva, ok, ma per quello che hai fatto vedere in campo, tu dovevi avere 6 punti in meno. E altro dato da tener conto: tu 3 volte sei andato sotto nel risultato e soltanto una volta hai rimontato. Giocavi contro una squadra in 10 senza il portiere, le altre 2 volte hai perso, non l'hai rimontata. Noi non siamo pronti per vincere lo scudetto, perché in questo momento il nostro gioco, specialmente davanti, è inesistente. Però voi mi dite: cantiere aperto, siamo ancora agli inizi, sono passati 4 mesi. Mi va benissimo, però io voglio farvi capire che in questi 4 mesi le prestazioni sono state per la maggior parte insufficienti. Quindi non si può parlare di scudetto. Ma le altre che stanno a fare? Non me ne frega niente delle altre. Non me ne frega niente delle altre. Ognuno ha il suo percorso da affrontare. Io, finché non vedo un gioco
Il gioco non deve essere per forza il calcio champagne di Spalletti e Sarri, perché Conte non fa quel gioco. Ma non posso neanche vedere un Napoli che insistentemente, continuamente, in maniera monotona, va sempre su questa fottutissima palla su Lukaku. Ragazzi, lo ripeto, noi sviluppiamo solo in un modo: palla a Lukaku, e poi quello che viene ce lo prendiamo. Non c'è un piano B, non c'è un piano C. Cioè, se Lukaku non sta in giornata, o ti va bene come va a Empoli, che ti va di culo, che ti fischia nel rigore, altrimenti tu la partita difficilmente la vinci. E quando affronti squadre più forti di te come l'Atalanta, il risultato è largo, perché è giusto così. Perché poi non possiamo sempre fare affidamento sulla difesa. Non è che mo le vinciamo tutte 1-0. Se giochi contro l'Atalanta che c'ha il miglior attacco, è normale che poi i gol li prendi, ma devi poi farli. Ma se tu attacchi sempre nello stesso modo, che ormai è una cosa che viene... Che ormai la sanno tutti e ormai hanno capito che per fermare Lukaku devi metterci a uomo un marcatore che sa fare il suo lavoro. Il Napoli ha finito di giocare. Da Conte mi aspetto decisamente qualcosa di diverso. E io sono convinto di quello che vi dissi qualche giornata fa, cioè il Napoli al momento gioca a 4 perché la rosa è costruita per giocare a 4. Ma io sono convinto che a gennaio, col mercato di riparazione, si faranno degli acquisti che porteranno Conte a ritornare alla difesa a 3, perché almeno tu con la difesa a 3 si era visto qualcosa, si erano viste delle trame di gioco, si vedevano i quinti che andavano, si vedevano Kvara e Politano che giocavano nei mezzi spazi più vicini a Lukaku e quindi potevano scambiare. Da quando giochiamo a 4, ragazzi, si sta vedendo improvvisazione. Evidentemente Conte non sa giocare a 4, lui si trova bene a 3, ma se non c'ha gli uomini per giocare a 3 deve trovare un'alternativa. Quindi questo è quanto e non voglio proseguire perché poi il video esce troppo lungo. Chiosa finale. La sconfitta con l'Atalanta è un incidente di percorso? Lo scopriremo domenica contro l'Inter. E attenzione, io quando dico lo scopriremo domenica contro l'Inter non sto dicendo che mi aspetto che si vinca, perché l'Inter, anche a detta di Conte, è più forte dell'Atalanta. Poi sarà una squadra che magari dietro balla di più rispetto all'anno scorso, è una squadra che non chiude le partite perché contro il Venezia ieri ha rischiato di prendere gol all'ultimo secondo e stava sull'1-0. Sarà un Inter sicuramente che è peggiorata rispetto all'anno scorso, però rimane pur sempre l'Inter. E quindi io contro l'Inter mi aspetto di perdere. Però lo ribadisco, non dobbiamo rendere la vita facile agli avversari. Io se devo perdere, devo perdere bene. Va benissimo anche perdere, perché tanto hai messo il famoso fine in cascina. Ma se contro l'Inter c'è una reazione, si vede qualcosa di positivo, allora io dico, la sconfitta con l'Atalanta è stato un incidente di percorso. Ma se contro l'Inter vediamo un Napoli che gioca peggio, che fa una prestazione peggiore rispetto a quella con l'Atalanta, allora io lì comincio a dire campanello d'allarme. Perché poi vi ricordo le parole di qualche giorno fa che vi dissi qui. Voglio vedere il Napoli come reagisce alle sconfitte. La reazione può essere positiva anche se perdi con l'Inter, però devi perdere bene. Detto questo, ragazzi, scusate se il video è uscito lungo, però dovevo dire queste cose. Perché poi è bello stare lì primo posto, tutto bello, tutte rose e fiori, ma le prestazioni, ve lo ripeto, non mentono mai. Le prestazioni negative sono più di una. E questo è il punto. Questo è quanto, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella. Buon lunedì a tutti e sempre Forza Napoli!